cieli, piovete dall'alto, o nubi, mandateci il santo. Il 6 dicembre 1969, con voce tremanti, disse al Signore: eccomi, Signore, manda me. Mandami a predicare, ma prima ad ascoltare. Mandami a consolare, ma prima a condividere. Mandami a guidare altri, ma prima a discernere il cuore. Celebrare 50 anni di sacerdozio sta a significare che bisogna sempre ricominciare nella vita. Nella vocazione non esiste l'età anziana, l'età giovanile, l'età media, esiste soltanto la vocazione e questo desiderio di servire sempre, di mettersi a servizio degli altri. Quello che ho cercato sempre di fare in tutti i campi della mia vita. Anche ora, come spesso accenno anche ai malati, sono un malato tra i malati. Natale non è soltanto oggi o il 25 dicembre, ma Natale è ogni giorno. Gli daremo il benvenuto in quest'arco della nostra vita. È un momento duro, un momento difficile che stiamo vivendo tutti quanti. E noi chiediamo a Gesù: vieni in questo arco della nostra vita, che viviamo lontani dagli affetti più cari, figli, la famiglia, parenti, amici, e ci troviamo qui, non dico isolati assolutamente, ma isolati da quegli affetti che noi abbiamo lasciato a casa. Vieni a nascere e a portare soprattutto fiducia e speranza in questo momento della nostra vita, perché in questo momento la disperazione è sempre dietro l'angolo. 50 è un numero importante nella Bibbia, il numero del giubileo, il numero della gioia, ma nello stesso tempo della ripresa, del ricominciare nuovi da capo. Quindi questo 6 di dicembre che ti ricorda il 6 dicembre 1969 è per te e per tutti noi il ritorno, il ricominciare nuovo. Il Signore ti doni veramente un cuore nuovo come il suo. Praticamente una settimana prima del Papa. Il Papa è il 13 di dicembre, io il 6 di dicembre. Ebbene, ecco che cosa ricordo. Prima di tutto ricordo l'entusiasmo, la gioia, la voglia, ecco, di dedicarmi ancora di più al bene degli altri. È stato sempre il mio pallino, di rendersi sempre disponibile per aiutare le persone in difficoltà. Ed è stato, ecco, il mio motto della vita sacerdotale. E quindi ecco allora che subito dopo l'ordinazione sacerdotale mi dedicai, è da lì che è iniziata la mia avventura con i ragazzi. Perché i ragazzi? Perché i ragazzi sono quelli che danno più fastidio. Gli anziani sono quelli che raccontano sempre le stesse cose e quindi poi tu ti scocci. E io ho scelto questi due rami, proprio le estremità della vita, la fanciullezza e la terza età e l'anzianità. Ho scelto questo per mettermi ancora di più al loro servizio. Oggi sono qui, Signore, a dirti grazie per il dono della vocazione alla vita consacrata e al sacerdozio e rivolgerti una supplica per il futuro, affinché tu, padrone della messe, voglia rendere fecondo di bene quel lavoro apostolico iniziato 50 anni fa e che desidero continuare. Sono partito
il 6 di ottobre 1956 e ad accompagnarmi a Pietrelcina è stato papà, perché mamma non voleva. Con questa valigia di cartone, con ciò che avevo delle mie biancherie, che erano sempre contraddistinte dalla SC, che mi chiamavo Scopece Cosimo, per non farle mischiare con tutte le altre. Ogni ragazzo aveva sulla propria biancheria il nome e cognome personali. E quindi con questa valigia gli stava granché dentro, neppure i libri. Stava soltanto l'attestato che avevo preso la quinta elementare e continuavo il mio cammino nella scuola media che all'epoca era a Pietrelcina. Laudato sì, mi signore, per l'amore dei genitori, gente semplice e poco istruita. Il loro amore e quello delle mie sorelle e fratelli di sangue mi ha sempre accompagnato in tutte le tappe della vita, specie in quelle più delicate. E con me partirono anche altri 15 o 16 ragazzi, che poi man mano che si andava avanti nell'anno scolastico avevano tutti lasciati. Figurati che alla prima media eravamo una cinquantina di ragazzi, alla seconda media siamo rimasti una ventina e poi man mano che siamo andati avanti sono sempre diminuiti. Perché? Non lo so. E questi sono i piani che lui dice, che lui prepara per tutti quanti noi. La professione perpetua, ecco, devo dire grazie a padre Pietro Tartaglia, che era il direttore degli studenti di Campobasso, devo dire grazie a lui, mi diede il permesso di farla nel convento di Sant'Anna, 15 agosto del 66. E in quanto papà era caduto da un'imbarcatura e non poteva viaggiare, non poteva fare niente, era tutto ingessato e mi ha dato il permesso di farlo a Foggia Sant'Anna nelle mani di padre Vincenzo Frezza. Laudato sì, mi signore, per i primi fratelli frati che ho incontrato e frequentato nel convento di Sant'Anna. La loro vita fraterna, la loro gioia, il loro pregare insieme, la loro costante presenza caritativa tra le gente del rione nel periodo post-bellico, il loro esempio hanno protetto quel seme che tu hai piantato e l'hanno fatto crescere. Nella mia vita ci sono state tutte queste figure veramente belle, a cominciare dalla fanciullezza, poi ho incontrato, ecco, padre Francesco Coletta, padre Gennaro, ecco, poi a Montefusco ho incontrato anche altri frati molto molto in gamba, però sono stato appena 2 mesi, in quanto nel mese di novembre ci sviarono tutti quanti. La scuola già era iniziata e noi a scuola iniziata siamo dovuti andare nella provincia di Bari. A Sant'Anna è stata praticamente la culla della mia vita cristiana, in quanto a Sant'Anna sono stato battezzato, a Sant'Anna ho fatto la prima comunione, a Sant'Anna ho fatto la professione perpetua, a Sant'Anna ho celebrato l'11 gennaio del 70, ho celebrato la mia prima messa sacerdotale lì nel convento dove sono cresciuto praticamente. Tuttora, se devo dire una cosa, Sant'Anna mi manca, è perché lì ho dedicato tutti i migliori anni della mia vita, gli anni della giovinezza, della vita sacerdotale, che sono stati gli anni più entusiasmanti. Non è che adesso non sono entusiasta, però lì ho constatato con fede, con molta gioia, il bene della gente. Mi ricordo un episodio proprio.
stava una famiglia che abitava in una baracca e ogni anno al tempo pasquale andava a benedire le case. Ebbene, c'è stato il capo famiglia che io avevo bussato e non sapevo chi era io. E allora mi ha detto, padre, tu puoi entrare perché sei uno di noi, sei come noi, parli la nostra stessa lingua. E allora tu puoi entrare perché ci capisci, perché sai che cosa significa vivere nella povertà, però una povertà dignitosa. E lì praticamente è stato il migliore elogio che ho ricevuto nella mia vita parrocchiale di Sant'Anna. Laudato sì, mi Signore, per gli araldini. Oggi sono tutti padri e madri di famiglia. Hanno arricchito la mia vita rendendola gioiosa, sorridente, felice, facendomi sentire uno di loro e come loro, nonostante l'età. Essi sono i frutti di quel seme affidato alla terra della mia vita e sono diventati alberi fruttuosi. Gli araldini sono stati praticamente la mia passione di tutti questi anni, anche da parroco che sono stato qui, sono stati sempre la mia passione. Sono state sempre con loro, ho vissuto con loro, ho gioito con loro, ho sofferto insieme a loro, soprattutto nell'età adolescenziale, che è un'età, come sappiamo, molto delicata, e sono state sempre al loro fianco. Tuttora che sono padre e madre di famiglia, mi telefonano e si lamentano per i loro figli che non hanno avuto e non hanno l'esperienza che hanno avuto loro. E per noi è stata un'età fantastica, con tutti i problemi dell'adolescenza, però è stata un'età fantastica perché avevamo sempre una persona che ci seguiva, che addirittura ogni sera ci accompagnava alla casa per far stare tranquilli i genitori. Laudato sì, mi Signore, per i tanti colleghi e giovani che ho incontrato nel mondo della scuola, come anche nella fraternità Gifra. Grazie per i loro insegnamenti di generosità, di bontà, di altruismo. La loro giovinezza, la loro voglia di essere sempre presenti per dare una mano a vivere e a dare speranza a persone in qualsiasi genere di difficoltà. A Sant'Anna dal 74 ho cominciato a insegnare, anche lì è stata una bellissima esperienza a contatto con i giovani. E i giovani, se tu sei presente, ti seguono sempre, sei il loro punto di riferimento. E mi ricordo che ci stava una famiglia che aveva un bambino diversamente abile e chiedeva aiuto. L'ho proposto alla classe dove mi trovavo e tutti quanti si offrirono a dare il cambio alla mamma che accudiva il bambino in ospedale. E hanno fatto una gara di solidarietà tutti quanti, tanto che alla fine dicevano: padre, oggi mi sono sentito veramente qualcuno, perché sono stato utile a qualcuno. Ho cercato di sollevare la sofferenza di una persona. Ed io, ecco, cercavo sempre persone che avevano bisogno in modo particolare. Sempre a Sant'Anna, io già avevo accennato ai ragazzi che io donavo il sangue ogni tanto, ogni 2 o 3 mesi. E poi ho fatto loro la proposta. Che ne dite se anche voi, però ai ragazzi che erano maggiorenni? E ho avuto la fortuna di insegnare nelle classi più superiori, terzo, quarto e quinto. E allora ecco, ogni anno nei periodi di Pasqua e di Natale dicevo: fate fare Pasqua o Natale anche voi agli altri. E che possiamo fare? Mica possiamo dare qualche cosa, anzi noi lo andiamo a trovare. Non c'è bisogno di cose,
c'è bisogno di voi stessi. Ecco, se potete venire a donare il sangue. E c'è stata sempre una gara di solidarietà. Sia a Natale come anche a Pasqua portavo circa 100 ragazzi. 100 a Pasqua e 100 a Natale. Tanto che il primario, ecco, mi diceva: padre, quando vieni tu mandi in tilto il reparto, perché non sappiamo a chi fare prima, tutti vogliono fare presto. E quindi, ecco, mi dicevano: però portalo, padre, questo non è un rimprovero, anzi, magari ci fossero tutte le scolaresche di Foggia a donare il sangue. Si spaventavano: ma come devo fare? Guarda me e fai pure tu. Questo era il mio motto, guarda me. Molti li ho incontrati quando vengono qui a fare qualche controllo oppure a fare qualche visita specialistica, e tutti mi ringraziano: padre, meno male che ci stavi tu. Da allora in poi ho continuato a donare il sangue ogni 3 mesi, 4 mesi, però continuo ancora oggi a donare, perché adesso ho capito che c'è veramente bisogno di persone che si sanno donare, non cose, ma donare se stessi. Laudato sì, mi Signore, per il mondo parrocchiale, un mondo variegato, fatto di gioia, di sofferenze, di speranze, di certezze, di voglia di vivere. Con la parrocchia ho fatto un bel po' di strada, 35 anni di vita sacerdotale li ho dedicati alla parrocchia, e mi ha dato tanta energia, i piccoli per la gioia di vivere, i giovani con le loro speranze e i loro sogni, gli adulti con la loro serietà, gli anziani con la loro saggezza. Mi hanno insegnato a non mollare davanti alle difficoltà e alle sconfitte. La parrocchia è stata una... ho dedicato quasi tutta la mia vita alla parrocchia. Sono stato sempre nel mondo parrocchiale, come viceparroco a Campobasso e a Foggia e come parroco qui a San Giovanni Rotondo. È un mondo tutto per tutto suo, tutto particolare. A momenti di gioia si alternano momenti di sofferenze, a momenti di salute, momenti di malattia. Però tutti sono momenti che ti aiutano a formarti, a capire alla gente che sta dall'altra parte, la gente che non è come noi la immaginiamo, ma con tutti i loro problemi, le loro ansie, le loro preoccupazioni. Quindi è gente anche questa da amare soprattutto. Là si gioiva quando stavano i bambini che bisognava battezzare, che facevano la prima comunione, che facevano la cresima, e ci stavano anche le persone adulte, anziane, che stavano al tramonto della loro vita. Ed è bello tramontare anche insieme, aiutare queste persone, ecco, a vivere il tramonto della loro vita. Molte volte nelle nostre chiese, nelle nostre chiese, abbiamo, posso dire, abbiamo la faccia sempre del funerale. Abbiamo la faccia da funerale. Ma quando io credo che quando il Signore ha istituito l'Eucaristia, l'ha istituito qua, in un momento di festa, in un momento di gioia, è in quel momento lì che Lui ha manifestato agli Apostoli tutto quello che stavano chiedendo. Tutto. Laudato sì, mi Signore, perché in quest'ultimo tratto di strada mi hai chiamato a vivere nel mondo di Casa Sollievo. Malato tra i malati, a contatto con la sofferenza fisica e morale, sofferenza fatta di sospiri, di gemiti, di delusioni, di amarezza
e di sogni svaniti. Quanto è duro, Signore, avere non parole, tutte le sappiamo dire, quando a fare gesti concreti di affetto, di carezze, di abbracci, di strette di mano. E qui è un ambiente molto molto delicato, molto molto, in quanto gli ammalati non sono cose, ma sono esseri umani bisognosi di tante cose, ma prima di tutto hanno bisogno di affetto, hanno bisogno di essere accarezzati, di essere stretti alla mano, hanno bisogno di essere salutati. Ogni mattina mi faccio il giro del secondo piano e ad ogni stanza vado a dare il buongiorno. Però basta che salto un giorno, che quando poi ritorno mi dicono i malati: e ieri perché non sei venuto? Dare a queste risposte non è facile, però questo stanno a significare che basta anche un semplice saluto per accettare quel momento che si sta vivendo. Tu scegli male se me, o re del cielo, e vieni in una grotta affetto al cielo, e vieni in una Laudato sì, mi Signore, perché in questi 50 anni di vita sacerdotale non mi hai dato la vocazione dell'acrobata, ma una vocazione umana, normale, quella imbastata di miserie, di fragilità, di cadute, di sconfitte, di delusioni, di paure e anche, perché no, di gioia e di realizzazione di progetti. Forse ti ho deluso, però non te lo nascondo, più di una volta mi è sembrato di essere stato chiamato a vivere al di sopra delle mie capacità e senza rete di protezione. Laudate e benedicetemi, Signore, e te ringraziate e serviateli con grande umiltà. Il momento più bello è stato quando, proprio qui in ospedale, io quando visito i malati mi avvicino sempre al malato, a tu per tu ci parlo, non genericamente, ma personalmente ad ogni malato. Ebbene, ecco, un ammalato mi ha detto: padre, siete la prima persona che si avvicina al letto, perché tutte le altre persone si mettono dall'altra parte del letto e parlano, però non guardano se quella persona, il volto di quella persona, se soffre, se gioisce, se ha bisogno di qualche cosa. Non stanno lì a guardare, tra virgolette. Si dice sempre che sia una perdita di tempo, quando invece guardare un ammalato è una carica che l'ammalato ti dà per continuare il tuo ministero. Il momento più delicato qual è stato? Il momento più delicato è stato quando, ecco, mamma è venuta a mancare. Ebbene, ecco, in quel momento lì, sì, ci stanno le sorelle, fratelli, nipoti, tutto quello che si vuole. Però per un frate i genitori sono il punto di riferimento, perché i fratelli, sorelle, nipoti hanno le loro famiglie e hanno ragione. Devono badare e curare le loro famiglie, però ecco allora che hanno bisogno. Si aveva, ecco, in quel momento lì
allora si avverte la mancanza del genitore, perché il genitore era il polo di attrazione di tutti quanti fratelli e sorelle, e tuttora è il polo di attrazione. Ecco perché è molto importante per un frate, per un religioso, per una religiosa, avere questo punto di riferimento. Essere sacerdoti è una avventura stupenda. Il Signore, quando propone qualche cosa, è come dire che lui, il suo sguardo è come lo sguardo che lui ha diretto, ha dato a Zaccheo. Non è stato Zaccheo che ha visto Gesù, ma è Gesù che ha visto Zaccheo e gli ha parlato cuore a cuore. Si sono incontrati con gli occhi e si sono dette con gli occhi tante cose. Quindi è una bella avventura, in quanto abbiamo il Signore con noi, il Signore che ci aiuta praticamente poi ad andare avanti, anche tra mille difficoltà. Le difficoltà ci sono dappertutto, però ricordiamoci sempre che il Signore non lascia mai nessuno indietro. È Lui che cammina insieme a noi. E questo vorrei dire in modo particolare ai giovani, perché si avvertono anche il senso della solitudine, soprattutto quando si hanno quegli anni di 18, 20 anni, 22 anni, il senso della solitudine, il senso di dire ma è questa la mia strada. Un piccolo particolare: prima dell'ordinazione sacerdotale, il 5 di dicembre, andai a confessarmi da un padre che stava a Campobasso, che era malato, e gli manifestai la mia paura, la paura di non farcela, ed è logico, perché non sai mai che cosa ti aspetta il domani. Ebbene, questo padre ammalato, sottolineo ammalato, mi disse: tu non devi aver paura, perché tu devi vivere un giorno alla volta. Vivi oggi, domani è un altro giorno e vivrai in un modo diverso da oggi, perché avrai una forza in più di quella di oggi. Un frate ammalato, non dico il nome per rispetto a questo frate, ma che stava a Campobasso. E allora ecco, questo mi ha aiutato molto ad andare avanti, a vivere giorno per giorno quello che il Signore mi presentava. Lo dico a tutti, per le varie vicissitudini di salute che ho vissuto, qualcuno dall'alto mi ha detto: sei ancora utile, devi continuare a seminare quel seme che io ho piantato nella tua vita. Allora, Signore, accetta questo mio ringraziamento. Viene da un cuore, anche se bionico, in quanto di mio non c'è poco o nulla. Dopotutto, tanto è vero che ci mi hanno detto, pezzi di ricambi non ce ne sono più. Ti devi rivolgere al meccanico celeste. Non c'ho più pezzi miei. Sono tutti pezzi di ricambio quelli che ho io. E allora ecco la mia preghiera. Signore, è l'unica preghiera del povero, poiché tutto è dono tuo, tutto ha ricevuto e riceve dalla tua mano. Grazie per l'emozione che mi hai fatto provare per 50 anni e provo oggi salendo il tuo altare, trasformandomi in vita dote. Grazie che mi hanno permesso di consacrare un bel pane e un po' di vino nel tuo corpo e nel tuo sangue.
sempre con la stessa emozione della prima volta, senza fretta e senza abitudine. Grazie per l'emozione che ho provato e provo ancora oggi nell'assolvere le miserie umane. Grazie per le mani di mamma e papà e quelle di tanta gente che mi hanno accompagnato, sostenuto e rialzato e aiutato in questi 50 anni a camminare dietro a te. Grazie per quante volte hanno benedetto mani che si univano e per quante volte hanno dato la pace. Grazie perché mai si sono negate di fronte a qualsiasi lavoro, non facendo differenza alcuna. Grazie per le volte che hanno stretto mani rugose di anziani e mani delicate di bambini, mani sporche di operai e mani pulite di impiegati, mani di santi e di delinquenti, di persone povere e di persone importanti. Grazie perché in quest'ultimo tratto di strada asciugano lacrime che irrigano volti di piccoli, giovani, adulti, anziani, di colti ed ignoranti, accarezzano volti di malati ansiosi, preoccupati, delusi, amareggiati dalla vita. Grazie perché non si sono mai stancate e continueranno a non arrendersi per essere sempre mani di servizio costantemente protese. Grazie, Signore.